5 dal forum. E così un giorno ti svegli e proprio quando pensi di non esserci riuscito scopri che i tuoi sogni possono avverarsi. Emozione in questa introduzione della serata. Laura Pausini sta per salire sul palcoscenico, ma qui con me c'è Emma. Buonasera. Buonasera Angelo, buonasera a tutti gli amici di RTL. Tesoro, domani tu insieme a Biagio, insieme a Laura, sarai protagonista di questo spettacolo pomeridiano molto bello che Laura ha scelto di dedicare a tutte le famiglie. Sai già come sarà questo pomeriggio? Sicuramente sarà molto emozionante, perché credo di aver capito che io e Laura abbiamo la stessa accezione di famiglia, quindi le radici, i padri, le madri, la famiglia sono molto importanti per noi, quindi sono molto onorata di prendere parte a questo spettacolo. Allora, io adesso ti lascio andare a vedere lo show, poi quando vuoi, hai visto dov'è lo studio, ci vieni a trovare? Va bene, sarò ancora intatta dopo i lacrimoni che verserò per Laura, tornerò, perché credo che a livello emozionale sia uno spettacolo molto importante. Grazie Emma, un bacio, grazie. Grazie a voi. E ascoltiamola, cominciamo così con Se non te. E tu mi sostieni, ci proviamo insieme.
dal vivo su RTL 102.5 in questa straordinaria serata del 21 di dicembre. Siamo in diretta dal Mediolanum Forum di Assago Milano e vi faremo ascoltare tutto questo straordinario concerto, un concerto che festeggia con Laura e il suo pubblico, i suoi amici e colleghi, 20 anni di carriera veramente straordinaria. E poi domani pomeriggio abbiamo detto un altro appuntamento speciale per l'ultima esibizione in Italia per quest'anno di Laura Pausini, e poi il tour continuerà naturalmente in giro per tutto il mondo. Buona serata a tutti, io sono Angelo Baiguini, vi accompagnerò fino alla fine di questo concerto, avremo altri ospiti, avremo la possibilità di ascoltare tutte le canzoni di Laura che in questo momento è al centro del palcoscenico, si sono